Circello è un piccolo ma vivace borgo del Sannio, nella provincia campana di Benevento. Domina sul borgo l'alta torre del castello, edificato dopo l'anno 1000 dai duchi normanni. Furono poi queste terre feudo del regno d'Aragona. I nuovi signori dotarono il castello di poderosi bastioni quadrangolari, ardita anticipazione delle fortezze rinascimentali. Come ricordano i nomi di alcune strade, le origini di Circello vanno però cercate in un tempo e un luogo ancora più lontani. Nel 181 a.C., i consoli romani Marco Bebio e Publio Cornelio trovarono il modo di porre fine alle decennali resistenze dei Liguri Apuani. Quarantamila persone furono deportate qui senza più speranza di ritorno. Recenti esami del DNA hanno rivelato che persistono affinità tra gli attuali abitanti del Sannio e quelli di Lunigiana e Garfagnana. I Liguri Bebiani, come vennero chiamati, continuarono a svolgere le loro attività di sempre, agricoltura e pastorizia soprattutto. Vaste greggi percorrevano quello che oggi è noto come Regio Tratturo Pescasseroli Candela, una strada verde di 211 km che attraversa quattro regioni, una tra le più lunghe vie di transumanza dell'Italia meridionale. Luigi vive dalla nascita presso il Tratturo. Degli antichi Liguri mantiene l'aspetto che li contraddistingueva. Non imponenti fisicamente, ma dotati di notevole fierezza e indomabile tenacia. Le sue lunghe e faticose giornate di lavoro iniziano al mattino presto con la cura della stalla. Nonostante abbia superato la rispettabile età di 90 anni, si occupa ancora da solo della gestione degli animali. In primo luogo deve rigovernare la lettiera delle vacche e rifornire di buon foraggio le mangiatoie. Anche l'orto richiede cura e vigore di braccia perché si mantenga libero dalle erbe selvatiche che, lasciate crescere, toglierebbero luce e nutrimento agli ortaggi. È un'attività pesante questa, e il fardello degli anni che incombe sulle spalle, insieme al fumo delle sigarette, non gli sono certamente di aiuto. Luigi alleva anche pecore, ma non le ha mai condotte lungo il Tratturo. Ah, ma insomma non le dici mai. Le pecore sono poche, non le fai passare. Da 8 decenni Luigi lavora con amore la terra e cura i suoi animali. Oggi, nel presente, vede però sopravvenire oscure ombre a minacciare la luminosa bellezza dei luoghi. Prima si rispettavano i contadini, ma oggi il contadino l'ha messa a spalla a muro. Non può fare niente, l'arresta una maniera, l'arresta una maniera. Quello non può fare, quello non può sviluppare, quell'altro non può fare. Insomma... Wow.
l'aria è pulita, non c'è sta nessuna vettazione, nessuna inquinazione qua, è l'aria pulitissima proprio, si sta troppo bene, è che stiamo troppo abbandonati, che gli è. Dal tempo dei Liguri Bebiani, il paesaggio ha subito pochi cambiamenti. Da allora, l'agricoltura e la pastorizia hanno continuato ad essere le attività prevalenti del territorio. Nei secoli, l'opera dell'uomo si è condotta in virtuosa armonia con la natura, preservando l'ambiente, la cristallina purezza dell'aria e delle acque, il profumo delle erbe e dei fiori. Antonio è una tra le figure storiche degli agricoltori di Circello. Qua nelle nostre zone in linea di massima è cambiato niente come agricoltura, perché qua allora si faceva l'agricoltura per l'autosufficienza. Oggi è rimasta quella. E allora l'agricoltura oggi è quella che si faceva 50-60 anni fa, la stessissima cosa, che la gente, pure i giovani che hanno avuto in eredità le aziende, non hanno saputo riformare l'agricoltura dell'autosufficienza, non serve più. O farla o non farla, potrebbe anche funzionare così, però mettersi insieme per fare la trasformazione dei prodotti che si fanno, perché se non si trasforma non si va da nessuna parte. Che se noi facciamo un prodotto e poi non sappiamo a chi darlo, lo sfruttatore ci gira come vuole lui attorno a noi, allora noi lavoriamo senza nessun risultato. E se non ci sta un'organizzazione dietro che difende il prodotto, difende il prezzo, è tutto fallimentare. A me dispiace, queste sono zone belle, zone ancora vergini, qui si potrebbe fare l'agricoltura biologica a tutti gli effetti. Io l'ho fatta per un periodo di tempo, però ero da solo, nessuno ci credeva. E ho dovuto lasciare perché, diciamo, facciai 100 quintali di grano duro o 200 quintali di grano duro, dove vai? Su quale mercato va? Allora mettersi insieme attorno a un tavolo, che ci viene qua? Ci viene il grano duro, facciamo il grano duro e lo mettiamo sul mercato quando è fatto bene. Avrà il suo prezzo buono quel prodotto lì. Insieme all'agricoltura, l'allevamento è l'attività sulla quale maggiormente si basa l'economia locale. Dalle antenate apuane, abituate ad affrontare i ripidi, faticosi versanti alpini, Arcangela ha ereditato la stessa incrollabile tenacia e inesauribile energia. Oltre a curarsi della casa, affianca il marito Domenico nella custodia del bestiame. Provvede infatti alle vacche e mantiene pulita la stalla.
Il nutrimento di vacche e vitelli è costituito per intero da foraggio, fieno e cereali coltivati nei campi della fattoria. Quindi ricchi delle più varie e pregiate sostanze nutritive offerte dalla grande molteplicità di erbe spontanee che questo territorio ancora ospita. I vitelli ne ricevono un surplus di vivacità e di giovanile esuberanza. Poche sono le certezze su cui si basa la vita di chi si dedica ai campi e agli animali. Molte sono invece le incertezze dovute all'odierna dimensione mondiale dei mercati, che lascia senza voce e con poche prospettive di guadagno i piccoli produttori. E molte sono anche le incognite derivanti dai mutamenti climatici, ogni giorno sempre più evidenti. Stai sempre impegnato, non stai mai libero, perché qua ci devi venire mattina e sera, non puoi abbandonare. Si vive bene, stiamo in aria pulita, stiamo in una zona che siamo tranquilli, pure per l'alimentazione stiamo a posto, perché lo facciamo stesso noi, ci mangiamo la carne nostra. Stiamo male perché siamo proprio poco protetti, che dice uno fa una cosa ma è sicuro quel che fa. Questa sicurezza non la teniamo. Il gas delle volte è zero. Questo è il problema che abbiamo noi. Tuttavia mai lascerebbero i loro luoghi, nemmeno per un comodo lavoro di ufficio. A me non ci hai provato mai, ma non mi piace stare chiusi da una casa. Già quando piove non puoi andare a lavorare, pare che fai un sacrificio a stare dentro. Mi piace c'è cielo. Anche qui, come in tutti i luoghi di montagna, il tempo può cambiare velocemente, in meglio come in peggio. Il temporale fa ora sentire la sua possente voce. A Circello non tutti vivono di sola campagna e quindi c'è chi può proseguire il proprio lavoro anche quando piove a dirotto. Zaccaria è titolare di una fiorente attività di lavorazione dei metalli. La sua azienda opera a livello nazionale, soprattutto nel settore delle telecomunicazioni. I suoi antenati erano abili fabbri che si stabilirono qui nei primi anni del 1800. Da allora molte cose sono cambiate. Si trovavano bene qua, il lavoro non mancava, però che lavori si facevano? I ferri per i bui, per i cavalli, le falci, qualche scure, qualche cosa, cose piccole praticamente, perché nel 1820 là che si lavorava proprio giusto per campare, la gente non è che si faceva grandi cose. Invece dal 1956 mio padre ha incominciato con l'innovazione tra saldatrici elettriche, ossigeno e trapani moderni. Poi non si è fermato più. Erano 7 fratelli più 4 femmine, 11 figli. Di questi qua uno solo non ha fatto il fabbro. Lavorare il metallo, renderlo materia malleabile ai sapienti colpi di martello, è per Zaccaria una vera passione. E grazie al proprio estro creativo, riesce a ricavare piccole opere d'arte da semplici scarti di lavorazione. A sera, dopo il lavoro, solo nel raccoglimento del suo laboratorio, si dedica a dare nuove forme ai più diversi materiali, ottone, ferro e legno, che, modellati dal suo tocco sapiente, prendono forma e vita. La scultura qua non è che mi devo considerare un artista, perché
è un passatempo. Lo tengo per me e ogni tanto faccio un regalo ai nipoti. Dico, che sta qua, dice, me l'ha data nonno. Anche se la sua attività ne travalica i confini, Zaccaria rimane strettamente legato a Circello. Quando sto arrabbiato dico, ma chi me l'ha fatto fa? Ma invece si sta bene a Circello, si sta benissimo. La gente è simpatica, cordiale, è tutti fratelli. A poca distanza da Circello sorge il borgo di Castelpagano, antico feudo di Normanni e poi di Angioini. Qui vive Salvatore, che dell'arte ha fatto invece una proficua occupazione. È un talento poliedrico, pittore, incisore, ceramista, stampatore e decoratore. C'è chi lo ha definito maestro della luce, e molti sono i riconoscimenti e i premi che gli sono stati tributati. Recentemente ha pubblicato un catalogo delle proprie opere che ha voluto intitolare Testa, Cuore e Mano, perché, dice, l'immagine viene dapprima pensata dal cervello, poi plasmata dal sentimento che scaturisce dal cuore, per fuoriuscire infine dalla mano, che conferisce all'immagine forma concreta. Lucio viene spesso al laboratorio di Salvatore per aiutare l'amico, specie quando c'è da mettere mano al torchio della serigrafia. Salvatore, che pensi? Ci va bene? Lo dobbiamo rifare? Bravo Lucio, bello. Salvatore, io vado, hai ancora bisogno di qualcosa? Mi passi gentilmente il mattonaccio, grazie. Ok, grazie. Bene? Sì. Ciao, ci vediamo. Fin da bambino, Salvatore aveva intuito di essere destinato a seguire strade non convenzionali. Il maestro elementare mi diceva sempre, Salvatore, che vuoi fare da grande? E io timidamente rispondevo, o il prete o l'artista. Compiuta la scelta, l'affermazione non si è fatta attendere. L'apprezzamento più bello mi viene dalla pittura. Che la ceramica è più commerciale, quindi ultimamente faccio più pittura che ceramica, perché poi pure alcuni colori che vai a mettere sul pezzo cambiano, e quindi a me dà fastidio che metti il rosso, il rosa e esce blu, invece con la pittura metti un colore e rimane il colore che desideri. È ora di aprire il forno? Sì Lucio, grazie, sta a 17 gradi, va benissimo. No, si raffredda. Va bene, dai. Che dici? Sì. Bellino. Bellino, eh? Bellino, ma non bello. Come mai non sei soddisfatto? Ci sta una macchietta di una pennellata nera che non ci doveva stare. Ah, ecco. Sul al collo. Sì, però non si nota tanto, dai. Sì. Per la prossima facciamo lo stesso. Sì, sì. Il centro storico di Circello, anticamente Cercellum, per l'abbondanza di querce secolari che lo circondavano, venne interamente costruito con la pietra calcarea del luogo. La tradizione dei maestri scalpellini si è mantenuta nei secoli.
i più abili tagliatori di pietra hanno sapienza di scultori. Anche in questo caso è viva l'eredità antichissima lasciata dai Liguri Apuani, che scolpirono, con abilità e senso artistico, le tuttora misteriose statue stele. Domenico e Michele sono tra i pochissimi scalpellini rimasti. Mettete qua. Poi via, faccio la cosa. Ha visto qua, ha visto come lo fa lui? La fa bene così e la squadrava la vita. Michele è già esperto, ma accetta volentieri i consigli di Mastro Domenico, un'autorità in materia. Fai sempre che dai là. Artigianalmente non ci stanno più scarpellini che smettono vicino a una pietra, c'è una giornata, sotto le macchine, 2-3 ore fai 30 metri quadri, invece fa 30 metri quadri ci sono 30 giorni a mano. Se sta parecchio. Quasi non lo fa niente. Stanno 2-3 ragazzi, ancora un 50 anni. 18 degli anni non sembra nessuno. Ecco, a me, io con lui a 11 anni già andavo a imparare il mestiere. Sta buona. Io lavoro 13 come fa? Teneva 12 anni quando è messo a fosso lavoro. Perché andando a tempi nostri. Andando si andava con il piccone a scavare la pietra, non è che ora ci stanno i scavatori, ma prima col piccone. Tirava la pietra con le mucche, buttava sul carro, se lo portavano. E queste case qua, loro, magari si mettevano le giornate sotto una pianta, girucchiava tutto. Poi col pungiotto spaccavano la pietra, la segnavano, la bucavano tutta a mano perché travano, non ce n'erano. E tutto segnato, uno faceva il mestiere con i pungiotti, e spaccava. E altre due, c'erano pure gente robusta. E una tazzava con questo qua. Poi c'era quello che la rifiniva e la faceva, che la portava a rifinire. Ma era lavoro duro, lavoro pesante. Ci vuole passione. La passione. Se sì. Ti piace, lo fai. Se non ti piace, non lo fai. Qualsiasi lavoro è così. Bravo. Sta buona così, eh? Vabbè. Vabbè. Dai, no, farlo. L'abilità e la costanza di Domenico trovano piena dimostrazione nella stupenda casa che, pietra su pietra, colpo di scalpello su colpo di scalpello, si è costruito da solo. Nulla nelle culture contadine doveva andare sprecato e tutto invece, ogni risorsa, doveva essere utilizzata con oculatezza. Oggi non è più sempre così. Tuttavia Marisa, con l'aiuto di Maria, che le prepara il filo multicolore alla maniera antica, impiega il proprio tempo libero per realizzare bambole destinate al gioco delle bimbe di tutto il mondo. Queste bamboline qua sono per la giornata dell'UNICEF che noi facciamo a Circello il giorno delle salme. C'è chi è più esperto a fare gli occhietti, chi fa i vestitini. Quest'anno l'abbiamo fatti tutti con la lana e le altre volte l'abbiamo fatto di solo stoffa. Tutta roba che rimane, che va allo scarto e invece di buttarle, farle andare nel nulla, cerchiamo di ricavare qualche cosa per l'UNICEF. Buonasera! Qua stiamo faticando, Vicenzo Peri! Faticato sempre! Chi faccio le bambolelle? A proposito, comare Marì, ma basta che non le mi dice a Vicenzo, perché le cavo sette! Forse è meglio! Se lo fanno, proprio con tuo piacere! Come no! Te devono fare dei cavo sette, dei calzini da uomo! Sì. Se sono scontata la ponte, se è tutta imbracciata, non è buona per niente! Le vuoi conciare? Come no!
dopo. Apriete le cose! Marisa ha con sé un paio di calze di lana da riparare e, da quel che sembra, è arrivata la persona giusta per farlo. Filare, tessere e cucire erano da sempre attività tradizionalmente riservate alle donne, ma con almeno un'eccezione, Vincenzo. Come ho imparato? Mia mamma non me le faceva a me le calze. Mi faceva sempre con le calze rotte, perché faceva sempre ai primi fratelli. E a me era l'ultimo, andava sempre per treti. E così mi sono imparato. Fa la calza, che vuoi fa? Purtroppo. Sì, ma chi stanno se fa l'inviolata? Non lo so, Marisa. Senti, i fiori ce l'ho. Altre tradizioni, altri antichi mestieri a Circello sono sopravvissuti. Carmine e Giorgio sono tra i pochi cestai rimasti. Un artigianato, il far cesti, che va come tanti altri a scomparire. Realizzare a mano un cesto comporta diverse ore di lavoro, che non potrebbero essere adeguatamente remunerate a causa della concorrenza di prodotti asiatici dal basso costo e scarsa qualità. Ad intrecciare vimini Giorgio ha imparato da ragazzo, quando in casa tutti dovevano saper fare tutto. Non se ne fanno più. Questo quando teneva 15-16 anni, in Darna si è cominciato. C'era mio padre, mio nonno che lo facevano e allora... Perché in Darna ti dovevi imparare a fare tutte cose. Adesso queste qua sono cose che non valgono niente più. Amore, è tutta roba da plastica. No, ma forse... Eppure quest'arte antica andrebbe salvaguardata e diffusa, specie oggi che sempre più ci si orienta verso un'economia verde. La nuova sfida è ridare il giusto valore a oggetti semplici, frutto di tradizioni secolari, che oggi svaniscono nell'insensibilità e nella dimenticanza. Perderle significa smarrire le nostre radici e dunque la nostra identità. Se facevano per ci mettere roba per animali, per gli appigliare la paglia, il fieno, poi c'erano i figli che se facevano i più buoni, quelli là si usavano per ci portare lo pranzo, la colazione, che si lavorava in campagna e si mangiava pure fuori. Mo ci si va per sfizio, ma non aveva la necessità che si doveva fare quello. Per la costruzione dei loro cesti, Giorgio e Carmine utilizzano non solo i flessibili rami di salice, ma anche sottili sezioni di canna ricavate dai fusti, con un lungo e paziente lavoro. Una lavorazione antica. Facevano sempre con la canna. Sono più leggeri con le canne. Invece tutto con bacchette, con questi qua, vengono più pesanti. I cesti realizzati dalle loro abili mani sono un capolavoro di maestria e le morbide tonalità naturali dei materiali utilizzati rendono del tutto inutile qualsiasi tipo di verniciatura. Giorgio, io mi metto un po' che ci ha cacciato mucca. Vai, va. La canna. Eccola qua. Va bene. Via. Thank you.
In una terra così incontaminata e di grande storia, non possono mancare semplici ma gustose ricette di cucina, che hanno come soli ingredienti i prodotti tipici locali. Cristina, Giovanna e Lucia preparano alcune specialità destinate alla cena che stanno organizzando per i loro amici. Piatto principe della serata è l'angrivota, una densa zuppa che ha come ingredienti patate, fagioli, cipolla, verdure di stagione e pane raffermo. È un piatto fatto con cose semplici, tipiche della cucina contadina. Quando è quasi pronta, basta aggiungere i fagioli e mescolare fino a che, evaporato il liquido in eccesso, avrà raggiunto la giusta densità. L'ora della cena si avvicina e intanto la compagnia si è riunita. Per stimolare l'appetito non c'è nulla di meglio di una quadriglia al suono degli organetti. Antonio e Domenico fanno correre leggere le dita sui tasti di questo antico strumento e il più giovane Niki, che studia musica al conservatorio, trae insegnamento dalla loro maestria. Il clima è festoso, come sempre accade nei luoghi dove i rapporti umani si sono mantenuti stretti e sinceri. Gli abitanti di Circello, orgogliosamente temperati dalle avversità, si ritrovano ancora oggi nelle tradizioni antiche, nella voce profonda di una storia che rimanda a un passato lontanissimo. Una radice che li riconduce alle antiche genti venute da lontano, quei fieri liguri apuani dai quali discendono.